Dando la parola a Lorenzo Casini per il coordinamento della prima sessione e un ringraziamento particolare anche a lui. Presentammo il suo libro sul governo dello sport proprio qui, sul governo globale dello sport alcuni anni fa, e quindi mi fa piacere riaverlo qui tra noi. Grazie. Grazie, ringrazio gli organizzatori per aver messo in piedi questo convegno e soprattutto tanti nomi e relatori. Io credo che se uno abbinasse i titoli di quello che è stato scritto da gran parte di questi relatori avremmo la maggior parte della letteratura in materia di diritto sportivo degli ultimi anni, quantomeno. Come presidente di sessione il mio principale compito sarà dare la parola e essere inflessibile sul quarto d'ora assegnato a ciascun relatore. Mi limito ad aggiungere a quanto ha detto prima il professor Napolitano che la circostanza che oggi abbiamo un convegno il giorno dopo della decisione del CIO sulla Russia è straordinariamente felice, perché io non esito a definire questa decisione, ovviamente per noi, per la Russia meno, non esito a definire questa decisione come il precipitato di anni se non decenni di studi sul diritto sportivo. Ogni riga di questa decisione contiene riflessioni sul sistema giuridico sportivo internazionale, dal due process al diritto di essere sentiti, al potere sanzionatorio dei comitati olimpici, alle sanzioni economiche, che da solo meriterebbe probabilmente un convegno dedicato. Quindi maggior fortuna nell'avere un incontro su questi temi credo non potesse esservi. Quindi io inizierei la nostra sessione sul governo internazionale dello sport. Ho la fortuna di avere relatori che non necessitano di presentazione. Passo quindi la parola al primo, Michele Vellano, che ci parlerà del CIO e il governo transnazionale dello sport, raccomandando il quarto d'ora assegnato. Grazie. Grazie.